normale cittadino italiano, padre di famiglia, che ha deciso assieme ad altre persone, ad altri cittadini, di venire qui per cambiare il tipo di sistema, perché non c'è un futuro dei nostri figli, non c'è un futuro dei giovani, abbiamo troppi precari, è stato distrutto tutto il sistema produttivo del paese, praticamente dall'agricoltura al turismo, alla sanità, alla giustizia. Allora abbiamo deciso il 4 giugno di iniziare uno sciopero della fame, abbiamo deciso di venire qui in piazza Montecitorio e di seguire con una bandiera italiana e la Costituzione italiana, di seguire le norme della Costituzione, le quali all'articolo 50 permette a tutti i cittadini di presentare delle petizioni alle Camere anche in caso di necessità. Abbiamo presentato le petizioni, abbiamo chiesto, dato il costo sociale del paese che sta pagando e le classi più deboli stanno pagando, la riduzione totale di tutti gli stipendi, dai politici nazionali a tutti fino agli enti locali, cioè praticamente una riduzione di stipendio che porta a un massimo di 3.000 euro a testa. L'eliminazione totale delle province, cioè snellire la macchina pubblica, snellire l'attività istituzionale. Abbiamo presentato queste petizioni che vanno da un risparmio di 70 miliardi di euro a 105 miliardi di euro, un risparmio dei costi della politica. La seconda petizione che abbiamo presentato è quella di fare una nuova legge elettorale che permetta al cittadino di eleggere direttamente il proprio candidato a livello territoriale. Inoltre abbiamo chiesto l'elezione di un comitato nazionale dei cittadini per scrivere le riforme, perché le riforme andiamo a scrivere noi cittadini e non il mondo politico. Noi siamo qui, dopo 30 giorni di presidio Montecitorio con lo sciopero della fame, abbiamo parlato in delegazione con il capo di gabinetto del Presidente della Camera dei Deputati, il dottor Alberto Solia, abbiamo chiesto di poter dialogare con la Camera e il dottor Alberto Solia ci ha risposto che parlava a nome per conto Presidente Fini, quindi Presidente delle Camere, non potevamo, se non avevamo un partito dietro le spalle, poter ragionare con le Camere. E a quel punto noi abbiamo detto che siamo semplici cittadini con la bandiera italiana, dove i deputati sono i nostri dipendenti, noi abbiamo il diritto anche in virtù della Costituzione di chiedere questi provvedimenti, lui ci ha risposto di portare 3 milioni di persone per poter dialogare con le Camere, che siamo usciti dal palazzo, dal Montecitorio, siamo ritornati di nuovo qui e siamo notte e giorno in presidio, oggi l'83esimo giorno, vi dico che 83 giorni di sciopero della fame, attualmente sono l'unico che continua lo sciopero della fame perché altri non potevano continuare oppure avevano determinati problemi eccetera, però abbiamo molti cittadini presenti, dopo 83 giorni di sciopero della fame non abbiamo ancora avuto nessun deputato che sia venuto qui, almeno in un'etica umana, a chiederci come stiamo, e in virtù di questo noi stiamo continuando, abbiamo il silenzio stampa nazionale, abbiamo la censura delle televisioni di Stato dove noi paghiamo il canone, abbiamo la censura di tutte le televisioni, dalla Fininvest, le varie televisioni, anche la 7, tutte le televisioni nazionali e della stampa nazionale, sebbene questi soggetti violano l'articolo 21 della Costituzione italiana. L'articolo 21 della Costituzione italiana dice che non c'è un obbligo praticamente da parte della stampa di dare comunicazioni relative ai cittadini, eppure questi signori si arrogano il diritto di censurarci, e probabilmente abbiamo saputo che la motivazione di questo è perché io sono diventato il pericolo numero nazionale, cioè praticamente un terrorista per la sicurezza nazionale, è vietato assolutamente dare informazioni di stampa, la massima censura, e questo non ci preoccupa perché abbiamo internet, abbiamo tutta una serie di persone che si sono avvicinate, Radio 105, Radio 24 e molteplici di radio nazionali e territoriali che stanno parlando di noi. Oggi abbiamo praticamente più di 14 milioni di visualizzazioni, più di 300.000 cittadini che ci stanno seguendo, ed abbiamo creato una data, lo sciopero della fame continua fino alla data fatidica che faremo come l'Islanda. Noi porteremo, come ci ha chiesto il dottor Alberto Solia, milioni di persone qui in piazza, ma milioni di persone che non saranno più per comunicare con questa classe politica che sono degli intoccabili, una casta, una mafia, una massoneria, ma questa classe politica la cacceremo perché non è degna di ricoprire il ruolo di amministratore di un paese, non è degna di rappresentare noi cittadini. In virtù di questo, l'Islanda è successo che i cittadini sono scesi in piazza e nell'arco di 2 mesi hanno rifatto la Costituzione e hanno rifatto il governo del paese, arrestando i banchieri, arrestando i politici che hanno rubato. Questo faremo anche in Italia, dove praticamente noi andremo ad arrestare i politici e andremo ad arrestare i banchieri, e creeremo la nostra attività, porteremo il popolo direttamente ad essere sovrano, porteremo la democrazia diretta, porteremo i cittadini sopra le istituzioni, perché questo inizierà la Seconda Repubblica. La data è il 21, il primo giorno di autunno, sarà il 21 di settembre, e noi creeremo un grande compleanno, il compleanno della nascita della Seconda Repubblica italiana. Grazie. Niente.